gioco della palla, 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 gioco della palla. Quarta giornata del campionato di prima categoria gironese. Scendono in campo al comunale Biavatti, Corticella e Cagliari. Due squadre con al momento obiettivi logicamente diversi. Il Corticella per far comprendere il proprio valore e puntare senza remore alle zone importanti della classifica. Il Cagliari alla ricerca di punti in un momento in cui le assenze per infortuni e squalifiche, conseguenza di falli spesso gratuiti in campo, lo stanno penalizzando. Agli ordini del signor Merloni di Ravenna, queste le formazioni delle squadre in campo: Corticella, Gregorini, Martinelli, Milani, Di Sisto, Gualberto, Compagnucci dal 26esimo Viola nel secondo tempo, Spadaccino, Perardini dal 10esimo secondo tempo Maso, Mari, Gnaccolo, Tonfanti dal 33esimo secondo tempo Cevenini. In panchina a disposizione di mister Brunetti, Tugnoli, Neri, Cornacchini e Piscopo. Cagliari che presenta Piccirilli, Lucca, Viola, Totaro, Cremonini, Saputo, Bonfiglioli, Ortisi dal primo minuto del secondo tempo Schiavon, Giommoni, Di Candilo dal primo minuto del secondo tempo Serio, Tandurella. In panchina a disposizione di mister Gino Cinti, Covizzi, Rattini, Mazzetti, Musiani e Greco. Vai, sul secondo! Via lì, in mezzo, vai in mezzo Viola, vai a chiudere in mezzo! Buono! Viene largo! Crema largo! Guarda la palla! Bravo Simo! Tienilo lì! Bravo! Bene! Giommo! Dai, Lele! Troppo spazio, Giobbo! Dai, attacca! Attento Lele! Stai lì! Grande pizza! Gara che rimane equilibrata per una ventina di minuti fino a quando due palloni persi a centrocampo aprono la strada alla goleada dei padroni di casa. A mezz'ora infatti Tonfanti si invola sulla sinistra, si accentra e deposita in rete. Ma come si fa a fare delle cose così? Passano appena due minuti e Gnaccolo riceve una verticalizzazione di Spadaccino, salta un diretto avversario sulla destra e entra in area, lascia partire un diagonale insidioso che diventa imparabile. No, perché centrale in piazza,
sta centrale, sta centrale. Altri due giri di lancette, un tiro da fuori area viene respinto da Piccirilli, ma raccoglie un giocatore del Corticella, si imbolla sulla fascia destra e lascia partire un cross che Matteo Mari raccoglie senza difficoltà e sigla il 3-0. Cagliari in estrema difficoltà. Prima di far ritorno negli spogliatoi c'è tempo per la seconda rete personale di Gnaccolo, che raccoglie una sfilata sulla sinistra di un incontenibile Tonfanti. Si va così negli spogliatoi con un risultato estremamente pesante. Cinti alla ripresa si presenta senza Ortisi e Di Candido, sostituiti come detto da Schiavone e Serio. Ma la ripresa non mostra nulla di nuovo riguardo alla fase tattica e tecnica, causa un risultato ormai compromesso. È buonissimo. Così dopo 10 minuti ecco la quinta rete che porta la firma ancora una volta di Tonfanti. La punta biancoceleste si accentra dalla sinistra e lascia partire un ottimo tiro a scendere che sorprende Piccirilli e si infila bene sotto la traversa. Davvero una rete spettacolare. Con le squadre ormai allungate, il Cagliari in balia di uno stato d'animo depresso dal risultato, gli avanti di casa trovano spazi in cui ferire in contropiede. In uno di questi è ancora Tonfanti a segnare, beffando nuovamente il portiere avversario. Di contro un tiro da fuori area raccolto dal giovane Giommoni alla seconda rete stagionale sorprende Gregorini passando tra una serva di gambe e questa marcatura diventa l'unica nota lieta per gli ospiti. Ma la gara non è ancora finita, in contropiede a poco più di 10 minuti dalla fine Cevenini si invola e passa un pallone perfetto a Viola che deposita in rete senza troppe difficoltà. Partita che finisce con un Torello scontato quanto poco gradito. Partita senza storia, almeno il risultato dice così, in primo tempo, almeno metà del primo tempo abbastanza equilibrato, poi dopo avete preso il largo, siete davanti, siete devastati. Sì, diciamo che il primo tempo non è stato facile, contro una squadra che secondo me avrà qualcosa da dire tutto il campionato, e sì, niente, davanti, siamo una bella squadra, adesso starà il mister
farci girare, noi siamo pronti e niente. Divertitela davanti. Sì, dai, diciamo che ci divertiamo. Parte la partita di oggi, quando avete i piedi buoni. Sì, quando si vince è sempre tutto bello, è sempre tutto speciale. Però noi non molliamo, andiamo avanti e insomma vedremo più avanti. Un risultato completamente diverso da quello che avevate subito dal Faro, che era bugiardo, oggi invece è più sincero perché le occasioni le avete sfruttate tutte, quindi dimostra che c'è il potenziale, fate giocare la palla, fate girare, al di là della non giornata del Cagliari nel secondo tempo, ma non vuol dire, siete voi che avete ottenuto il pallone fra i piedi. Sì, noi in genere siamo una squadra che gioca, il mister vuole che giochiamo la palla, che non la buttiamo mai e così insomma riusciamo ad arrivare anche al risultato, che non è sempre facile. Abbiamo preso una bella scoppola col Faro, però non si molla un cazzo e andiamo avanti, ormai è passato. Abbiamo parlato con le punte prima, con Tom Fanti, che insomma è una giornata per loro allegra, importante, eccetera. Primo tempo che era abbastanza equilibrato, poi avete rotto un po' gli equilibri, nel senso che in pochi minuti avete portato a casa la partita. Decisamente sì, oggi il lavoro delle nostre punte è stato veramente importante. Siamo stati squadra in quanto nei primi 20 minuti siamo stati lì compatti, loro sapevamo e conoscevamo la loro squadra, davanti anche loro erano dei giocatori molto validi e abbiamo avuto pazienza nel far girare la palla, poi appena abbiamo trovato il primo gol dopo stato in discesa, ci siamo sbloccati anche perché sapevamo che per noi questa partita era importante. Eravamo reduci da una buona vittoria sul campo dell'Osteria, ma in casa avevamo fatto malissimo. Avevamo perso 4-0 col Faro e adesso mi sembra un buon motivo per andare avanti. Beh, per il campionato voi ci siete, avete dimostrato di essere, al di là del risultato, proprio come squadra, come gioco globale, anche chi è entrato, eccetera. Quindi il Corticella è pronto per fare un campionato come si deve. Ma come dice il mister, anche la panchina da noi è importante. Chiunque entri, chiunque giochi, si fa sempre trovare pronto. Nessun problema, noi facciamo il nostro gioco, abbiamo le nostre idee, sappiamo cosa vogliamo fare, dove arrivare e speriamo di continuare così. Palla, gioco della palla, gioco della palla, gioco della palla, gioco della palla.